Ehi, Sushi! Ciao, hai le registrazioni? Sì, le ho tutte quante. Eccellente! Lascia il registratore sul tavolo e dammi un'oretta per organizzare tutto quanto. Come vuoi. Ci vediamo fra un'ora. Ciao! Mi sembra che un'ora sia passata. Tutto a posto? Tutto a posto. Senti. Brian, sei una lurida carogna! Che te ne pare? Fantastico, Sushi. E hai detto che sono io quello incredibile? Tu sei stupefacente. Beh, non è niente di eccezionale. Ho usato la voce di Gustav dal momento che mi è sembrato quello che tira le fila dello show. Faremo una telefonata usando il mio computer, ma il programma farà in modo che loro credano di riceverla dal numero di cellulare di Gustav e Feodor. Ho anche modificato il parlato di Gina, aggiungendo gli effetti sonori di una sparatoria. Muoviamoci e speriamo che vada tutto bene. Ne sono sicuro, Sushi. Mi fido di te. Era ora! Che cosa diavolo succede? Li abbiamo presi. Bene, gli avete strappato le informazioni che ci servono. È proprio come sospettavamo, capo. Johnny ha detto a quella sciattona dove ha nascosto il denaro prima che lo togliessimo di torno. Lo sapevo. Allora, cosa mi dici dei contanti? Li avete recuperati? Cattive notizie, capo. Il denaro è andato. Cosa? Che cosa vuol dire il denaro è andato? Lasciate che vi spieghi, capo. Quando siamo arrivati qui e abbiamo trovato quel tizio e la sua amichetta, abbiamo deciso di seguirli di nascosto. Sapete, per vedere se ci portavano direttamente ai soldi. Eh? E ha funzionato, capo. Li abbiamo seguiti in una vecchia miniera abbandonata, dove apparentemente Johnny aveva nascosto il bottino dopo il colpo. Li abbiamo colti di sorpresa mentre uscivano dalla miniera con due grandi bauli. Ma quell'idiota di Feodor, come al solito, ha iniziato a sparare troppo presto! Stupidi idioti incompetenti! Feodor li ha mancati, e quelli sono rientrati nella miniera. Li abbiamo inseguiti e li abbiamo intrappolati in fondo a un tunnel pieno di casse. Casse di dinamite, accidenti! Ho gridato a Feodor di non sparare, ma quello stupido russo aveva già usato tutto il caricatore della sua arma. In un secondo quel posto si è tramutato in un inferno. Siamo riusciti a malapena a salvare la pelle. Stupidi idioti! L'intera miniera è saltata in aria con la ragazza e l'idiota dentro. E con il denaro, purtroppo. Mi dispiace, capo. Visto com'è ridotto il posto, non c'è alcuna speranza di recuperare i soldi. Maledetti bugiardi assassini! Lo avete ucciso e ora volete tenervi tutto il denaro! Cosa è stato? Gustav, dannato impostore! Era la ragazza quella che gridava! Gustav! Gustav! Non riuscirai a rubarmi neanche un soldo! Perfetto! Il dado è tratto! Grande! Oh, e grazie per avermi chiamato idiota! Spiacente, ma doveva essere una telefonata credibile! Non importa, è stato davvero fantastico! Veramente! Perdona la mancanza di modestia, ma ho fatto un ottimo lavoro! E ancora non ti ho detto della ciliegina sulla torta. Quale ciliegina? Ascolta, e cerca di non buttarti a terra per baciarmi i piedi. Sono entrata nella rete di una banca svizzera e ho creato un conto a nome di Gustav e Feodor con un bilancio di 20 milioni di dollari. Ho stampato un estratto conto e l'ho infilato nel portafogli di Gustav. È nascosto bene, per cui non verrà trovato prima del momento giusto. Domani ordinerò a Oscar di far uscire i killer di prigione, di bendarli e portarli lontano da qui. Gli dirò di abbandonarli lungo qualche autostrada, ma di restituirgli le loro cose prima di lasciarli lì. Secondo me, i Sandretti non ci metteranno molto a trovarli. E non vorrei essere nei loro panni quando quei mafiosi troveranno l'estratto conto della banca svizzera. Semplicemente brillante, Sushi. Sei una sorpresa continua. L'unico problema è che dovrò dare a Oscar la macchina dei criminali. Pensavo di usarla per passare a prendere Gina e andare direttamente alla Mojave Bank, prima di essere colto da un attacco di panico. Oh, prendila pure, non importa. Oscar domani userà uno dei miei Hammer. Uno dei tuoi Hammer? Sì, ne ho tre nel granaio. E così il problema è risolto. Comunque, lascia che ti dica una cosa.
Odio gli addii. Mi metto sempre a piangere. Per cui preferisco starmene davanti al mio computer, senza vedervi partire. Grazie di tutto, Sushi. Non ti dimenticherò mai. Addio, Brian. E torna pure a trovarmi. Spediscimi qualche email, magari. Il mio indirizzo è sushidouglas@hotmail.com. Ti scriverò di sicuro, Sushi. Addio. Addio. Sceriffo, devo andarmene subito. Ho qualcosa da fare altrove. Prenderò l'auto dei prigionieri, va bene? Certo, le chiavi sono nel quadro. A proposito di questi due, limitati a eseguire gli ordini di Sushi Douglas. È il sindaco di Douglasville. Lo farò. A presto, Oscar. Adios, amigo. Addio, Brian. Ci mancherai. Un tipo allegro, vero? Cosa? È incredibile il modo in cui Sushi mi ha aiutato a mettere insieme i vari elementi, vero? È una ragazza davvero in gamba. Passai a prendere Gina a casa di mamma Dorita. La sua gamba era guarita ormai quasi del tutto, per cui ci dirigemmo verso la Mojave Bank. Arrivammo lì al tramonto. Ma sapevamo già che non sarebbe stato un problema. Sushi si era accertata che quella fosse una banca in cui i clienti potevano effettuare transazioni a ogni ora del giorno. Avevamo molta paura, ma alla fine avere il denaro fu più facile di quanto ci aspettassimo. Riesci a crederci? Ero là, alla guida di un'auto rubata a un manipolo di assassini, con una splendida donna al mio fianco e 20 milioni di dollari nel baule. Las Vegas era nelle vicinanze, così mi diressi da quella parte. Ci liberammo della macchina e prendemmo una stanza in un hotel di lusso. Gettando la prudenza alle ortiche, Gina pretese la camera migliore di tutto l'albergo, la suite della luna di miele, riservata per le grandi occasioni. Ci registrammo con dei nomi falsi, presentandoci come una coppia di sposi novelli. Lascia che te lo dica, quelle giornate mi ricompensarono abbondantemente delle recenti sofferenze. Gina e io, diciamo che avemmo molte occasioni per conoscerci in modo più approfondito. Un mattino, scendendo a fare colazione, scoprimmo sul giornale che i cadaveri di due criminali erano stati rinvenuti in un vicolo di New York, crivellati di proiettili. La loro descrizione non lasciava adito a dubbi. Erano sicuramente Gustav e Feodor. Sul giornale non c'erano altre notizie, ma io posso immaginare quello che successe. Smettetela di mentire, maledetti!
Dov'è il denaro? Le giuro che non lo abbiamo noi, Don Roberto! L'amichetto della ragazza è più sveglio di quanto credessimo. Ci ha incastrati. E allora cosa mi dici della telefonata? Non ho mai fatto quella telefonata, Don Roberto. Mai. Maledetto ladro! Pensi forse che non riesca a riconoscere la tua voce, lurido topo di fogna? Non stiamo mentendo, Don Carlo. Non potremmo mai tradirvi. Roberto, forse non stanno mentendo. Gustav e Feodor sono i nostri uomini migliori. Ci sono sempre stati fedeli. Lo so, Carlo. So, però purtroppo la fedeltà di questi tempi non è mai eterna. E immagino che di fronte a 20 milioni di dollari abbia finito per cedere. Per cui vediamo se i tuoi fidati ragazzi hanno una spiegazione per questo. Era nascosto a dovere nel portafoglio di Gustav. Ehi! Dannati rifiuti! Nessuno prende in giro Carlo Sandretti, nessuno! No, Don Carlo, non fatelo! Ehi! Dannazione, Carlo! Così non riavremo mai più il denaro! Non mi importa. Abbiamo già denaro a sufficienza. La cosa più importante è che nessuno si potrà mai godere il nostro denaro. Da quel momento in poi le cose sono andate a meraviglia. E francamente, per quei due killer provo ben pochi rimorsi. L'unica cosa di cui mi dispiaceva era che i Sandretti non avevano avuto ciò che si meritavano. Comunque, anche se sembrava improbabile che i Sandretti fossero ancora sulle nostre tracce, Gina aveva bisogno di una lunga vacanza, in un luogo dove nessuno potesse riconoscerla. Le isole Cayman ci sembrarono una scelta davvero azzeccata. Gina insiste perché andassi con lei, ma io... Beh, non me la sentii. Avevo lavorato duramente per avere la possibilità di studiare a Berkeley. Non potevo sprecarla in quel modo. Ce l'abbiamo fatta, Brian. Sei certo di non voler venire con me? No, Gina. Ho lavorato duro per arrivare fin qui e non posso semplicemente lasciar perdere tutto quanto. Come preferisci. Però mi mancherai. Anche tu mi mancherai. Ma è meglio così. Questo è il mio posto. Credimi. Potresti sempre prenderti un anno di pausa e poi... Non funzionerebbe. Ti auguro di essere felice, Gina. A presto. Sarei più felice se tu fossi al mio fianco. Addio. Perché mi sento un tale idiota? Ehi, che cosa hai dimenticato adesso? Beh, qualcosa mi dice che muori dalla voglia di venire con me. Ho ragione? Forse. Ma cosa mi dici di te? Cosa penso io? Tu muori dalla voglia che io venga con te. Ma certo, tesoro. Ma che domande. Lo sai benissimo, sciocco. Beh, adesso che mi ci fai pensare, Berkeley è qui da almeno 100 anni. Per cui... Immagino che possa aspettare un altro anno.
Sei sorpreso, vero? Sì, lo so che cosa stai pensando. Brian è il tipo di persona che preferirebbe studiare a Berkeley invece di andare a divertirsi da qualche parte con una ragazza da sballo. Certo, ammetto di essere stato sul punto di farlo. All'ultimo istante, però, ho sentito una vocina che ripeteva le parole sentite tanto tempo prima in un film. In questo film, il protagonista arriva alla conclusione che ci sono momenti nella vita in cui bisogna sapere quando dire... al diavolo. Ehi, tesoro, puoi spalmarmi un po' di abbronzante sulla schiena? Certo, amore, arrivo subito. Beh, amico mio, adesso devo proprio salutarti. Come puoi vedere, il dovere mi chiama. Spero di non averti annoiato a morte con il racconto della mia piccola avventura. Mi auguro di rivederti presto. Brian, vieni. Eccomi. Allora, amico, come ho già detto, a presto.